Senti Michele, ti chiedo un'altra cosa. Tu prima parlavi di un tifoso e quindi in questo caso di un ultras catanese che viene giudicato a prescindere, e soprattutto ciò che fa l'ultras catanese da dopo quel 2 febbraio lo si condanna forse a prescindere rispetto a ciò che si fa rispetto ad altre piazze. Ora voi come vi comportate? Cosa pensate quando vedete gli accoltellati a Roma e non prendono provvedimenti? Vedete il lancio di fumogeni che per esempio Catania viene massacrata e in altre piazze no? Cosa pensate e secondo te da che cosa deriva tutto questo? Diciamo che fondamentalmente a Catania negli ultimi le uniche due volte che sono andati a Roma, se li contiamo, ci sono circa 14 accoltellati da parte dei, dei romani ai catanesi, per giunta in una trasferta che dove sono andati circa 14.000 ultras, che non sono ultras ma sono tifosi normali, perché è impossibile che noi a Catania non ce l'abbiamo come numero 14.000 ultras, saranno stati 200 ultras e 12.800 di persone che sono andate a fare un fine settimana a Roma, eppure venivano accoltellati sul pullman a scoperto, venivano accoltellati mentre che qualcuno chiedeva senti scusa fammi la foto dietro Piazza di Spagna, eppure siamo arrivati a 14 accoltellati, eppure siamo stati giudicati come se, vabbè, 12 addirittura punciture, qualcosa di un termine assurdo, con una notizia come se nulla fosse successo, sì, cioè sì. Vuol dire io personalmente sono stato accoltellato, lo dico personalmente perché lo sanno tutti, è uscito il giornale, quindi, ma nessuno mai personalmente mi ha telefonato, che ne so, che possa essere qualcuno della società e dire senta ragazzo perdonami che sei stato accoltellato, e io lievemente, ma un ragazzo vicino a me che hanno dato 3 colpi, cioè gli hanno appollastato un polmone. Senti, secondo te, ecco, un'altra domanda che volevo farti, secondo te la società, in questo caso la società Catania, noi sappiamo benissimo che i club, quindi in questo caso le società di Serie A, potevano anche dire no alla tessera del tifoso, perché non è una legge che si deve applicare per forza. La società Catania ha deciso di fare la tessera del tifoso. Voi come vi ponete nei confronti della società Catania? Guardate, su questo personalmente è forse la più grande delusione che abbiamo avuto noi per tutta la gente che si chiede, perché io voglio dire questo, forse per tutto il resto di Catania, il fatto che noi siamo fuori, qualcuno non se ne frega proprio, dovrei iniziare a dire brutte parole ma non posso farlo, non ne frega nulla assolutissimamente, e devo dire che le persone che oggi sono fuori sono le stesse persone che nel 92, nel 93, quando il Catania fallì, legati e un sacco di altre persone legati a le catene per cercare di salvare il Catania, perché è stato salvato per noi, le stesse persone oggi erano che oggi sono fuori, sono le stesse persone che si è visto l'eccellenza del Catania, si è visto la 10 anni di C2 del Catania, si è visto tutto quello che tutto il resto di Catania non si è visto e si stanno vedendo adesso in Serie A, perfetto, e ora quasi quasi, se non ce ne siamo fuori è perché noi personalmente siamo forse meno tifosi di loro. Qualcuno ci ha detto perché ora è cambiata la storia, perché prima eravamo beniamini, prima eravamo quelli quasi animatori turistici, quelli che domenicalmente facevamo divertire tutta la gente a fare le coreografie, le cataniolè, forza cataniolè, sciarpe nella testa e tutto il resto. Adesso non è così, adesso a me mi dispiace che tu sei fuori, ma io sono troppo tifoso e non riesco a stare fuori. Sì. Io devo dire a queste persone che stare fuori è molto più, per noi personalmente, certo, è molto più difficile che entrare, perché sarebbe stato facile, ma da fare la testa, tanto che cosa cambia? Non è che a me personalmente non mi conosco. Certo, cioè, Michele, andarmi a fare la tessera, sì, non è che a me non mi conosco, a me vengono, mi telefonano, mi cercano, vengono, la dico, viene quando vuoi, in qualsiasi momento, ti ferma in qualsiasi momento, ti chiama in qualsiasi momento, a me non mi cambia nulla. Va bene, cioè, allora, certo. Però, voglio dire, Catania, devo dire che Catania si è comportato come tifoseria tutta, come la gente che in questo momento, senza, non voglio dire noi siamo meglio, siamo peggio, sì, però devo dire che Catania se n'è fregata e la società, mi dispiace, non ha detto mezza parola a quegli ultras che ti hanno dato 20 anni di vita, 30 anni di vita, ci sono morti, amici miei morti in macchina per seguire,
la società in questo momento non ha detto neanche mezza parola, un semplice mi dispiace che voi non state entrando allo stadio. La società continua a dire tesseratevi, perché se no è una delusione, perché non siamo arrivati a 20.000 abbonamenti, perché la prossima volta 50 milioni di euro, mi vendo tutto e vado a casa. Questo oggi la società del Catania, e voglio che tutti lo capiscono. Allora, Michele, saremo 400 là fuori, saremo pochi. Perfetto, sono gli unici 400, devo dire, che hanno un animo, un cuore e che tengono veramente al Catania. Michele, arrivano degli sms, c'è un amico che scrive: grande Michele, ultras Piazza Dante, andiamo avanti, il problema, aspetta un attimo perché sono talmente tanti e stiamo cercando di leggerli e di metterli soprattutto in ordine. Ciao Attilio, Michele sta dicendo cose che hanno un fondamento, possono essere condivisi o no, ma la cosa triste è che a Catania la maggior parte di quelle che non si tesserano non ti sanno dire nemmeno il perché non si tesserano, seguono la moda ma non tutti sanno cos'è la tessera, non tutti, ma buona parte. Sei d'accordo secondo te? Ecco, devo dire che personalmente noi siamo l'unica tifoseria che non stiamo seguendo la moda, perché siamo forse l'unica tifoseria che ha deciso, almeno per quest'anno di sosta, perché era l'unica lotta che potevamo fare, se no scaturire in violenza come si pensa, perché la gente poi vuole forse, ecco, forse i politici vogliono che tu fai violenza, la polizia vuole che tu fai violenza, perché in modo che possono dire che la tessera è giusto. Noi avevamo scelto, abbiamo fatto una riunione a Catania con 600 ultras, detto nemici e amici, tutti quanti insieme, dove anzi qualcuno gli ha ricamato sopra dicendo che era una specie di summit per iniziare a fare la guerra a tutta l'Italia. Assolutamente non è così, perché c'erano giornalisti là dentro, perché non si fanno i summit, perché loro capiscono benissimo che i summit non si fanno con 600 persone, certo, perché ci arrivano persone che tu non conosci e non sai. Ed era semplicemente per dire: signori miei, l'unica arma quale abbiamo? Abbiamo la voce, perfetto, spegniamo. Michele, arrivano tanti altri sms, perché il problema è che qui a Catania sconteremo sempre quel 2 febbraio, vogliamo parlare di quello che succede con i romanisti, lo scrive Armando, andiamo avanti perché ne leggiamo tanti, perché sono veramente tanti, ma l'articolo 9 è decaduto, quindi chi ha già scontato il DASPO potrebbe tesserarsi, che poi la tessera è una porcheria, è un'altra storia, quindi secondo l'amico è stato modificato l'articolo 9che poi... L'articolo 9 assolutamente non è stato per niente modificato, è stato modificato in 5 anni. In 5 anni. Nel senso che hanno dato un limite di 5 anni, a differenza di prima, che chi aveva un DASPO non poteva assolutissimamente avere la testa. Senti Michele, ti chiedo, ma le vostre iniziative, io so che voi avete seguito Chievo Catania da Piazza Spedini ed eravate anche un buon numero. Cosa domenica succederà la stessa cosa? Domenica succederà la stessa cosa, naturalmente non possiamo essere in Piazza Spedini semplicemente per il fatto, perché a differenza forse di tutto il resto d'Italia, i nostri DASPO non sono solo per la partita, ma sono con varie limiti, non per niente, non voglio citare, però se parliamo di Antonio Speziale, è stato denunciato semplicemente perché si andava a vedere l'allenamento del Catania, mi sembra assurdo. Però nei nostri DASPO, a differenza di tutto il resto d'Italia, c'è divieto il giorno prima, come se tu non puoi né partire né andare in nessun altro posto, il giorno dopo non andare in nessuna stazione, in nessun aeroporto, zona dello stadio, viale, tutti i passaggi di dove potrebbe essere qualsiasi casello, potrebbe essere un passaggio dei tifosi. No, le nostre restrittive sono molto più restrittive di tutto il resto d'Italia, devo dire personalmente questo, quindi non possiamo essere in Piazza Spedini a dire non perché qualcuno sta pensando, perché l'ha detto, è stato detto ieri, sì, come se noi dovessimo metterci davanti alle porte ad insultare le persone che entrano, cose assolutissimamente inaudita, perché non ce ne frega nulla, sei tesserato allo stadio, anzi devi andarci allo stadio, devi capire qual è la differenza con noi e senza di noi, devono queste persone andarci e capire che lo stadio si trasformerà in un mattorio, perché non dico, possono provare a fare Alec Catania se segna il Catania o se fanno il calcio d'angolo, sì, faccia lo sto gol, ma non è questo il tifo, loro sanno 90 minuti di tifo cosa vuol dire, un'organizzazione di coreografia che cosa vuol dire, certo, questo. Senti Michele, prima di chiudere e di ringraziarti, voglio parlare di calcio un po' con te. La squadra ti piace? La squadra
onestamente ieri c'è stata una mezza discussione perché abbiamo chiarito un po' di cose, ma non è questo il momento di parlare di certe cose. No, no, proprio a livello tecnico, io dico se la squadra ti piace, se questo attacco mascara, rifiuti. È una domanda per capire se gli ultras capiscono di calcio o meno? No, no, per carità, no, 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 è una domanda proprio tra due tifosi che stanno discutendo, punto. Ma potrebbe piacermi. Ecco, potrebbe piacermi. Domenica quando è stato col Chievo meritavamo la sconfitta, però non posso dire che il Catania era meno del Chievo, perché il Chievo certo. Sicuramente è molto più scarso di noi. Michele, io ti ringrazio veramente con affetto per essere intervenuto, ti ringrazio anche per aver scelto Catanista per esprimere l'opinione della Curva Nord e dei gruppi organizzati. Grazie di cuore, sempre forza Catania. Va bene, sempre. Ciao, grazie, grazie, grazie. Ringraziamo Michele, che è il rappresentante, lo ricordiamo, è responsabile della Curva Nord di Catania, quindi lo ringraziamo di cuore. Va bene.